Barriere architettoniche limitanti, ma altrettante barriere mentali che penalizzano ancora di più l'esistenza dei diversamente abili. La disabilità continua ad essere un tabù per molti, ma c'è anche chi del suo essere diversamente abile non può fare a meno di parlarne, per far conoscere a chi ancora ignora la vera realtà che sta dietro all'esistenza di chi ogni giorno ha a che fare con i limiti che la società non riesce ad abbattere. Ilaria Bidini ha voluto raccontarci la sua storia di continui scontri con gli ostacoli invisibili agli occhi dei più. Ancora oggi, nonostante sia passato ben un anno da quando ho fatto l'incontro col ex sindaco Fanfani, la situazione delle barriere architettoniche purtroppo non è cambiata. Anzi, anche marciapiedi, ci sono per esempio dei posti dove marciapiedi, per esempio quello che va in piazza Guido Monaco, è veramente vergognoso, pieno di buche, pericoloso. Io tempo fa ci sono passata e ho rischiato anche di cadere. Anche le strutture che stanno aprendo ora sono piene di barriere architettoniche, non hanno la pedana. Io infatti spero e confido, diciamo, nel nuovo futuro sindaco per una futura collaborazione insieme, magari anche un pochino meglio di quella che c'è stata col Fanfine. Le difficoltà di Ilaria non si limitano soltanto agli ostacoli architettonici, purtroppo deve avere a che fare anche con l'ignoranza e la ferocia di chi trova il coraggio solamente grazie all'anonimato che la rete consente. Prima mi offendevano su Ask e ora siamo passati ad offendermi nel mio canale YouTube e devo dire che la cosa è stata anche abbastanza pesante e continua ad andare avanti. E io infatti ho preso i miei provvedimenti. Sono andata anche alla polizia postale, non mi vergogno a dirlo, e ora ci devo ritornare e stampare tutti i screenshot. E ho fatto anche un video dove dico che appunto è ora di finirla, perché sono stati anche insulti, anche rivolti alla mia famiglia addirittura.